primo uso di un comparatore con isteresi, che vediamo è quello in un generatore d'onda quadra. Circuito molto semplice che in pratica ha un trigger di Schmitt, quindi un comparatore con isteresi, più una resistenza e una capacità. Fatto così, abbiamo qua il comparatore con isteresi. Questa è VC, chiamiamo la tensione ai capi della capacità e V la tensione d'uscita. Ecco, questo circuito, vedete il blocco che adesso circondo di rosso è un trigger di Schmitt. Questo è un trigger di Schmitt, che è un comparatore con esteresi, poi in più c'è una resistenza e una capacità. La tensione di uscita varia tra più V0 e meno V0, dove V0 è la VZ più V gamma dei due diodi Zener. E poi devo tenere presente questo effetto, no? Vedete la struttura importante da tenere presente è questa squadra RC. Di fatto io ho qua la tensione V su questo nodo e su questo nodo ho la tensione VC che corrisponde alla tensione sull'elettrodo invertente. Allora, cosa succede? Come varia la tensione VC? Siccome la tensione V tipicamente varia da più V0 a meno V0 quando scatta il comparatore, la tensione sulla capacità andrà esponenzialmente, farà un transitorio di tipo esponenziale con costante di tempo RC, caricandosi fino al valore della tensione V. Quindi quando la tensione V scatta più V0, la tensione sulla capacità comincia un transitorio determinato da una costante di tempo tau uguale a RC, che ha come asintoto la tensione V, quindi V0. Quando V scatta meno V0, comincia il transitorio che porta C con costante di tempo RC a meno V0. Quindi questa è la cosa importante. Quindi cosa succede? Quando scatta l'uscita, cambia la soglia e la tensione sulla capacità si sposta. E poi bisogna vedere effettivamente se la soglia viene superata oppure no. Vediamo in pratica com'è che avvengono le cose. Facciamo il grafico nel tempo della tensione V, della tensione VC che è la V meno e della tensione V più. Quindi facciamo il grafico del transitorio così. Quindi abbiamo detto, vediamo se riesco a fare le linee dritte così. Allora, prendiamo una e poi prendiamo anche un'altra. Quelle linee verticali mi vengono meglio. Qui tracciamo V in funzione del tempo e qui tracciamo sia V più sia V meno in funzione del tempo. I grafici li facciamo sincronizzati. Immaginiamo che 0 sia l'origine dei tempi. Io farei un'altra cosa, mettiamo anche i riferimenti. Allora, V va da più V0 a meno V0. Faccio una linea sottile.
giusto per aiutarmi nel disegno. Allora, ho fatto anche, prendo un colore un po' più leggero, così si capisce di più che lo faccio soltanto per traccio sol... traccio soltanto per aiutarmi nel disegno. Ok, quindi questo prendiamolo qua, ecco qua. E invece per V più va da beta V0 a meno beta V0, quindi prendiamo anche un beta V0 e poi prendiamo anche un... Sono troppo piccoli questi. Prendiamo un beta V0, lo prendiamo qua. Poi prendiamo qua sotto un meno beta V0. Va bene? Ok. Ah no, questo lo levo. Penna nera. Quindi questo è più V0, questo è meno V0, questo è beta V0, questo è meno beta V0. Allora, supponiamo che all'istante 0 l'uscita del comparatore sia alta, e l'uscita può essere alta o può essere bassa, dobbiamo fare un po' un'ipotesi. Supponiamo che sia alta e che se l'uscita è alta, quindi V più facciamo l'attratto nero qua sopra, V più è uguale a, V più è sempre uguale a V per beta, no? Quindi se V è uguale a V0, V più sarà beta V0. V meno, poi mettiamola a 0. Vedete perché la mettiamo a 0? Prendo un altro colore, prendo un colore rosso. Perché se V meno è più piccola di V più, l'uscita giustamente è alta. Quindi quella è una condizione iniziale di partenza ragionevole. Allora, ecco, un altro riferimento che ci torna comodo disegnare è su questa scala anche più V0 e meno V0, perché quelli rappresentano, immaginiamo che sia questo, rappresentano gli asintoti verso cui si carica la tensione sulla capacità. Quindi immaginiamo che siano questi. Va bene? Quindi qua metto anche V0 e meno V0. Ok. Allora, la tensione sulla capacità, che cosa fa? Se l'uscita vale più V0, quel circuito che ho disegnato prima ha più V0 in alto, no? La capacità è scarica. Cosa succede? La capacità comincia a caricarsi con costante di tempo R C andando come asintoto verso più V0. D'accordo? Quindi io qua disegno l'esponenziale che fa la capacità. Farà così un esponenziale che ha come asintoto più V0. La costante di tempo in questo esponenziale è il tau che ho rappresentato prima. Cosa succede durante questo intervallo di tempo? Non succede granché perché vedete, finché V meno, che è il tratto in rosso, rimane più piccolo di V più, va bene, l'uscita dell'amplificatore operazionale rimane alta. Quindi non cambia V, non cambia neanche V più. Le cose cambiano in questo punto, quando la tensione sul meno raggiunge la tensione sul più, sull'ingresso più, perché in questo momento commuta il comparatore. Quindi qui succede qualcosa in questo momento, il comparatore commuta. Quindi se io vado a fare il grafico qui, fin qui la tensione d'uscita rimane più V0, a questo punto invece cosa è successo? Che la tensione sul meno ha superato la tensione sull'ingresso più e quindi il comparatore commuta cioè molto rapidamente verso il basso. Okay?
Ovviamente quando commuta l'uscita, commuta anche la soglia. Quindi la soglia che valeva beta V0 mi aiuta nella transizione, no? E si sposta e va a valere meno beta V0. Va bene? Cosa succede a V? V in pratica non segue tutto l'esponenziale, perché appena arriviamo a questo punto c'è la commutazione e quindi la tensione di uscita si è spostata a meno V, si interrompe questo transitorio, comincia un transitorio che porta la tensione sulla capacità verso meno V0. D'accordo? Perché adesso la tensione sulla tensione V non è più V0, è diventata meno V0, quindi parte un transitorio diverso che porta la capacità a caricarsi a tensione meno V0. D'accordo? Quindi in pratica quello che vediamo è che in questo momento appena la tensione su, no, riprendo rosso, appena la tensione qua ha raggiunto, più sottile a questo, ha raggiunto beta V0, comincia subito a scendere di nuovo per arrivare a questo asintoto qui, quindi comincia subito a cercare di fare questo tratto. Con la stessa costante di tempo di prima, però stavolta asintoto differente. Va bene? Notate questo, che anche se torna indietro la V-, non c'è più commutazione, perché nel frattempo si è spostata la soglia. Adesso la V- è più alta della tensione che c'è su V+, che vale meno beta V0, e la prossima commutazione si avrà quando, scendendo, la tensione sul meno arriva alla nuova soglia, che è meno beta V0. D'accordo? Quindi quando arriva a questo punto, solo qui abbiamo la commutazione. Fin tanto che non si arriva a questo punto, la tensione sul meno è sempre più grande della tensione sul più, e quindi l'uscita vale sempre il valore basso. Quindi qui abbiamo questo andamento, qui c'è la commutazione e si va alto, e quindi la soglia solo in questo punto commuta, solo in questo istante commuta e va in alto. Va bene? Quindi la tensione sulla capacità non segue tutto l'esponenziale di nuovo, segue soltanto questo primo tratto. Poi quando si arriva a questo punto c'è una commutazione, e quindi che succede? Riparte il transitorio, stavolta con la stessa costante di tempo tau, e invece con asintoto più V0, perché l'uscita adesso vale più V0. Di nuovo, fino a quando? Fino a questo punto, quando arriva che la soglia si è spostata più beta V0, quando la tensione sul meno supera più beta V0, il comparatore scatta di nuovo. E così via. Ho messo il meccanismo, avete capito, è praticamente sempre uguale. Quindi in questo punto c'è di nuovo la commutazione, ok, sull'asse dei tempi la cosa corrisponde a questo punto, e quindi la tensione sulla capacità non percorre tutto l'esponenziale, percorre solo il tratto fino a beta V0 e poi comincia ad andare verso il basso. D'accordo? Ora, la cosa che dovete notare è che a questo punto la situazione, avete bella capita, e questo punto è esattamente uguale a questo. Tutto è nella stessa situazione, quindi da qui in poi tutto si ripete esattamente uguale a se stesso. Abbiamo questa forma d'onda, viene ripetuta periodicamente, quindi questo diventa il periodo della forma d'onda periodica che viene ottenuta. Quindi la forma d'onda è un'onda quadra,
Quadra vuol dire che la semionda superiore è uguale in durata alla semionda inferiore, anzi proprio uguale. In effetti è così la situazione, no? Perché i transitori sono simmetrici, stessa costante di tempo, punto di partenza opposto, asintoto opposto. Quindi diciamo i transitori saranno uguali. Vedete, questa parte iniziale è solo un transitorio iniziale, da 0 alla prima transizione, che non viene ripetuto periodicamente, però da lì in poi tutto si ripete perfettamente in modo periodico. Ok? E allora, per vedere un po' meglio quello che succede, conviene provare a definire. Aspettate, prendo il nero che si vede meglio, mi sa. Questi istanti di tempo, chiamiamolo t star, t2 star, t3 star, i tre istanti in cui c'è la commutazione. Chiaramente questo, la differenza tra t2 star e t star è uguale a t mezzi. Oh, di questo siete consapevoli, no? Vedete, il transitorio è esattamente uguale e opposto. Il primo è diverso, infatti la durata del primo tratto, vabbè, si può calcolare ovviamente, ma insomma ci interessa di meno, perché tanto è una cosa che dipende soltanto dall'avviamento e la condizione di partenza l'abbiamo decisa noi in modo arbitrario, no? Quindi ci interessa niente. E invece questi altri due transitori sono esattamente speculari l'uno rispetto all'altro, quindi avranno la stessa durata. Ora ci conviene cercare di calcolare, fare uno studio di funzione, vedere come è fatta questa funzione e calcolare la durata di questa semionda. Allora, com'è fatta questa funzione? Questo è un transitorio di un sistema con una costante di tempo. Quindi il transitorio sarà del tipo, ne facciamo il conto, dunque, per t compreso tra t star e t2 star, la tensione sulla capacità sarà del tipo A più B per E alla meno t su tau, dove tau è uguale a RC. Questo è il transitorio di un sistema con una resistenza e una capacità, no? Non c'è bisogno di ricavarlo, lo sappiamo come è fatto, c'è un esponenziale. È una costante, esponenziale con la costante di tempo R per C è una costante. Per trovare i valori di A e B dobbiamo mettere le informazioni che conosciamo. E quali sono le informazioni che conosciamo? Beh, noi sappiamo che VC di T star, sappiamo il valore, torniamo un attimo indietro, che si parte da più beta V0, giusto? T star VC vale, VC è questo, no? Uguale V più, V meno. Allora, vale più beta V0. E poi l'altra informazione che sappiamo è l'asintoto. Quindi noi sappiamo che VC di T star vale più beta V0. Quindi cosa vuol dire? Che A più B per E alla meno T star su tau è uguale a beta V0. E poi sappiamo anche che il limite per t che tende a infinito di vc di t su questa esponenziale è meno v0. Che è l'asintoto. E se sostituiamo t che, facciamo il limite di questa espressione, per t che tende a infinito l'esponenziale è sparito, quindi rimane soltanto a. Quindi con queste due informazioni noi abbiamo ricavato A e B, perché A è uguale a meno V0, se sostituisco qua dentro mi viene B uguale a, A lo porto di là, V0 per 1 più beta per E alla T star su tau. Va bene? Questo è il valore di B. A questo punto abbiamo l'espressione ed ora dobbiamo
ricavare il T2 star, no? Com'è che lo facciamo a ricavare? Dobbiamo dire all'istante T2 star la VC vale, in base a quello che abbiamo disegnato prima, vale meno beta V0, ok? Quindi è uguale a meno beta V0. Quindi se sostituiamo qua dentro, troviamo che A più B per E alla meno T2 star su tau è uguale a meno beta V0. A questo punto, se sostituiamo quello che conosciamo, possiamo trovare T2 star meno T star. Vedete, facciamo un po' la sostituzione, al posto di A metto meno V0, al posto di B metto l'espressione che ho appena trovato, quindi V0 per 1 più beta, e qui mi viene E alla meno T2 star meno T star fratto tau. Questa roba qua è T mezzi. Quindi adesso porto, cosa faccio? Porto esplicito l'esponenziale, no? Quindi mi viene V0 che moltiplica 1 meno beta diviso V0 che moltiplica 1 più beta uguale a E alla meno T fratto 2 tau. V0 e V0 si semplifica. Se faccio il logaritmo da qui, da destra a sinistra, posso ricavare T. Faccio il logaritmo. Anzi, facciamo una cosa, inverto prima, poi faccio il logaritmo e poi quindi ricavo, facendo il conto, t uguale 2 tau per il logaritmo di 1 più beta diviso 1 meno beta. È quello che volevo ottenere. Quindi in questo modo abbiamo ottenuto il periodo. Quindi da che cosa dipende? Beh, se vi ricordate, tau è R per C, beta è uguale a R1 diviso R1 più R2, quindi abbiamo trovato il periodo in funzione di quei tre, le tre resistenze che la capacità che abbiamo inserito. Ok? Facciamo la sostituzione così ce ne rendiamo conto. Abbiamo detto tau è uguale a R per C, beta è uguale a R1 diviso R1 più R2, quindi se vado a fare la sostituzione mi viene T uguale a 2, avevo 2 per tau, quindi 2 per RC, per il logaritmo, se faccio 1 più beta diviso 1 meno beta, mi moltiplico tutto per R1 su R2, mi viene qua a numeratore viene 1 più 2R1 e al denominatore viene R2, quindi R2 più 2R1, quindi viene 1 più 2R1 su R2. Quindi è una cosa che dipende soltanto da quelle quantità che abbiamo inserito. Ok, questo primo circuito che vale la pena di guardare. È un generatore d'onda quadra. Ecco, io volendo potrei anche voler avere un'onda cosiddetta rettangolare, no? Con delle semionde di durata differente. Ok? Allora, in quel caso lì cosa devo fare? Torniamo un attimo indietro al circuito. Anzi, torniamo prima qui così si capisce. Allora, perché vengono, si tratta un attimo di capire questo, perché vengono di durata uguale? Perché le costanti di tempo sono uguali, il punto di partenza, che sono le due soglie, sono uguali e gli asintoti sono uguali.
quindi le forme d'onda devono essere per forza identiche. Se vogliamo rendere asimmetrica l'onda, quindi fare, si dice quando un'onda è asimmetrica, si dice rettangolare, quindi un'onda quadra è un caso particolare di un'onda rettangolare perfettamente simmetrica. Beh, insomma, se vogliamo avere un'onda asimmetrica, dobbiamo asimmetrizzare almeno una di quelle tre cose. O usiamo due costanti di tempo diverse, o usiamo due soglie diverse, non una l'opposta dell'altra, ma più diverse, oppure usiamo due asintoti diversi. Una di queste tre. E vediamone una per esempio, giusto per fare un esempio. Quindi qui facciamo una piccola nota per rendere l'onda asimmetrica, che vuol dire rettangolare, dobbiamo rendere carica e scarica asimmetriche, quindi differenti. Per esempio, soglie diverse, diverse in modulo, oppure diverse costanti di tempo, per carica e scarica intendo. E asintoti diversi. Esempio, come si fa? Facciamo il caso di voler rendere diverse le soglie. Come si fa a rendere diverse le soglie? Vabbè, per esempio, cosa più semplice è far così. Fare i trig e dismiti in questo modo e il circuito è esattamente uguale rispetto al caso precedente, anche il termine con la capacità è perfettamente uguale. L'unica differenza è che questo nodo, invece di metterlo a massa, lo mettiamo a tensione VR, a una tensione nota. Quindi questo diventa un esempio di generatore d'onda rettangolare. Cos'è successo? È questo il punto critico, no? Se io guardo V+, prima era una partizione di R2, di VU, scusate, adesso è una partizione che ottengo tra V e VR. Quindi io qui posso scrivere che V+ è uguale a, come faccio a trovare questa tensione qua intermedia? La cosa più semplice è usare la sovrapposizione degli effetti, quindi accendo uno e spengo l'altro, poi accendo soltanto l'altro e spengo il primo. Se accendo V1 e spengo VR, in pratica V mi viene uguale a beta per V, V più è uguale a beta per V, dove beta è il solito R1 diviso R1 più R2. Se invece spengo V e accendo R, ottengo V più uguale a 1 meno beta per VR. Quindi applico la sovrapposizione degli effetti, quando sono accese tutte e due ho questa cosa. Quindi le due soglie sono diverse. Se V è uguale a più V0, V più vale non solo beta V0, ma beta V0 più 1 meno beta VR. Se invece VU è uguale a meno V0, quindi chiamiamo questa qui soglia V1, ok? Se V più è uguale a meno beta V0, V più è uguale a meno beta V0 più 1 meno beta per VR di nuovo. E questa chiamiamola V2. Ok? Per comodità diamo due nomi diversi. Vedete, quando VR è nullo, ritorniamo nel caso precedente, cioè le due soglie sono una all'opposto dell'altra, beta V0 e meno beta V0. Se VR invece non è nulla, le due soglie non sono più simmetriche.
perché aggiungiamo la stessa quantità con lo stesso segno a tutte e due. Se poi guardate il resto non è cambiato niente, no? Perché se guardate il circuito prima di andare a fare i disegni, la carica e la scarica avviene con la stessa costante di tempo di prima. L'uscita, siccome questa parte dei due diodi non è cambiata, varia sempre tra più V0 e meno V0, quindi gli asintoti della carica e della scarica sono sempre V0 e meno V0. Quindi l'unica cosa che è cambiata sono le due soglie. Ok? Allora, dal punto di vista del comportamento del circuito, cosa cambia? Facciamo il disegno di prima. Ok, adesso mettiamo i riferimenti come abbiamo fatto prima. Quindi qui mettiamo più V0, il grafico di sopra mettiamo l'uscita, no? E qui mettiamo, abbastanza dritto, meno V0. E poi invece qua mettiamo più V0 e meno V0 per esempio, e poi possiamo mettere le due soglie, che stavolta mettiamo diverse, mettiamo una un po' più alta e una un po' più bassa, d'accordo? Quindi, ricapitolando, facciamo l'asse verticale, allora immaginiamo che questo qui sia il tempo, questa sia l'uscita, quindi questo qui è più V0 e questo qui è meno V0, va bene? E sotto mettiamo le due tensioni d'ingresso del comparatore, quindi mettiamo la V più e la V meno. La V meno è uguale alla VC. Allora qui abbiamo V0 e meno V0 e poi queste due supponiamo che siano le due soglie asimmetriche V1 e V2. Ok? Allora, immaginiamo adesso, facciamo lo stesso conto di prima, immaginiamo che all'istante t uguale a 0, l'uscita sia alta, la soglia quindi è quella alta, e immaginiamo di nuovo che la capacità sia scarica. Quindi questo è il punto iniziale. Ok? All'inizio abbiamo V più uguale V1, V meno uguale 0 e VU uguale più V0. Questo per t uguale a 0. Adesso che cosa succede? Ovviamente V meno, la capacità è scarica, la V è a V0, quindi comincia la carica con la costante di tempo RC della capacità. Quindi questa è la costante di tempo che conosciamo, tau, questa è la capacità. Fin quando? Fino a questo punto, quando la tensione d'uscita, scusate, quando la tensione sul meno raggiunge la soglia, che era V1, a questo punto si ha la commutazione. Quindi qui c'è la commutazione. Facciamo i disegni. Allora, qui c'è la commutazione. Qui c'è la commutazione, la soglia si sposta da V1 a V2, che è la soglia per l'uscita bassa, e a questo punto, da qui in poi, la tensione sulla capacità cambia asintoto, parte un altro transitorio che invece tende a meno V0, che è questa qui in basso, quindi parte un transitorio che tende a far così, e la commutazione nuova si avrà qui, quando la tensione sul meno raggiunge la nuova soglia, meno V2. Vedete, stavolta gli asintoti sono uguali, le costanti di tempo sono uguali, ma le soglie sono diverse, per cui i punti di partenza dei transitori sono diversi, e quindi non possiamo aspettarci che le durate dei transitori siano diverse.
quando abbiamo qui la commutazione nuova, riparte transitorio e riparte ovviamente, così. Vedete, la seconda soglia è molto vicina a V0 e quindi la prima soglia più alta è molto vicina a V0, quindi la semionda che mi fa arrivare a quella soglia avrà una durata nettamente più lunga. Quindi. Abbiamo fatto. Sì. Arriviamo a questo punto. Va bene, il periodo. È questo, quando siamo qui siamo ritornati al punto di partenza iniziale e vedete la durata delle soglie è diversa. L'attenzione sul meno fa solo questo tratto, non fa tutto l'esponenziale. E quindi possiamo determinare separatamente il valore della semionda positiva, chiamiamola T1, e del, come abbiamo fatto prima, no? Sappiamo il punto di partenza, sappiamo il punto di arrivo, sappiamo l'asintoto. Sarà diverso però stavolta dalla durata della semionda negativa e poi la somma, il periodo complessivo sarà uguale alla somma delle due semionde. Quindi calcoliamo un transitorio, calcoliamo l'altro transitorio e poi facciamo la somma. Ok? Va bene, io direi che questo conto in dettaglio possiamo farlo domani a questo punto. Va bene, ci fermiamo.